Io sono il fuoco che accende il mattino, il momento più intenso, una danza di note fruttate. Io sono l'armonia delle arabica di montagna e il mio nome è Lavazza Qualità Oro Caffè d'Altura, sinfonia perfetta. Ansa Live, le top news del giorno, edizione delle 12. È la crisi più difficile. Dopo un nuovo record di morti da coronavirus, 793 persone, Conte ha annunciato la nuova stretta. Chiuderanno tutte le attività produttive non indispensabili per beni e servizi essenziali. Le nuove misure da domani, lunedì 23 marzo. Con oltre 25.000 casi, gli Stati Uniti diventano il terzo paese per numero di contagi accertati da coronavirus dopo Cina e Italia. In un giorno registrate circa 8.000 nuove positività. Il numero di morti è salito a 307. Spagna è verso il collasso da coronavirus, 25.000 casi, ospedali già in crisi anche a Madrid, oltre 1.300 i morti, i malati aumentano pure nel resto d'Europa, ma più lentamente, in Germania arrivati a oltre 16.600, in Francia circa 14.500. Una scossa di terremoto di magnitudo 5.3 è stata registrata alle 5.24 locali a Zagabria, capitale della Croazia. Palazzi gravemente danneggiati, auto distrutte dalle macerie degli edifici e strade coperte di calcinacci.